Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, 'Aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale. E lavoriamo il tutto. Non c'è bisogno di lavorarla tanto, appena sarà amalgamata bene è pronta. L'andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Puliamo e facciamo a pezzetti 400 g di fichi freschi. Aggiungiamo ora qualche cucchiaiata di marmellata di fichi. Con l'aiuto della carta forno e di un mattarello andremo a stendere con cura la pasta frolla.
andiamo con attenzione a rivestire uno stampo in silicone da 24 cm. Potete anche utilizzare il classico stampo da ciambella, facendo attenzione appunto a rivestirlo con cura. Quando avremo rivestito tutto il fondo, compreso anche il bordo del buco, potremo andare a inserire la farcitura. Non preoccupatevi se sembra brutto, perché in cottura questa è una pasta frolla morbida, si andrà a riunire il tutto. Con la pasta frolla avanzata andiamo a coprire. Dopo aver richiuso per bene anche la superficie, che sarà poi il fondo della nostra ciambella di frolla, andiamo ad infornare a 180 gradi per circa 45-50 minuti. È necessario un po' di tempo perché la frolla diventi dorata e si cuocia bene anche sul fondo. Ed ecco la nostra ciambella di frolla appena sfornata. Facciamola raffreddare bene prima di toglierla dallo stampo per evitare che si rompa. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!